広がる闇の中交わし合った革命の契り、誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来、革命のちぎり、誰にも邪魔させるわけにはいかない、いつか僕が見せてあげる光り輝く世界を。Che ho appena finito. È stata rimandata a domani. Segui sempre gli insegnamenti di Dio. In modo tale, il mare darà ottimi frutti e non ci sarà la burrasca. Alle 11 di questa mattina, in un appartamento di Yokohama, nella prefettura di Kanagawa, è stato rinvenuto in un lago di sangue il cadavere di un uomo di 32 anni. La polizia sta indagando. Buongiorno. Iniziamo subito con i fatti di cronaca. Oggi, dopo mezzogiorno, è stato arrestato a Tokyo, nella zona di Shibuya, un uomo di 35 anni. L'uomo, che risponde al nome di Naoki Tofuji, è sospettato di aver ucciso una donna di 25 anni che viveva con lui. Ogni giorno sempre le solite storie. Sempre le solite notizie. Ma che tristezza. Questo mondo fa schifo. Ma dai, sei andato a vedere quella roba? Una perdita di tempo. Avrei dovuto chiedere indietro i soldi. Certo, ma non lo potevi sapere. Death Note, ovvero il quaderno della morte. Come usarlo? L'umano il cui nome sarà scritto in questo libro morirà. Che cazzata. Roba da matti. Chiedi ozia. Sarà come la storia delle lettere porta sfortuna. L'umano il cui nome sarà scritto in questo libro morirà.
certo che... Ma che diavolo mi salta in mente? Affinché il quaderno abbia effetto, bisogna avere in mente il volto della persona che si vuole uccidere. In tal modo si evita di uccidere altri omonimi. Se entro 40 secondi vengono indicate le cause della morte, questa avverrà nella maniera stabilita. Se le cause non vengono specificate, le persone moriranno di semplice arresto cardiaco. Dopo aver specificato le cause, si hanno 6 minuti e 40 secondi per scrivere eventuali dettagli. Questo vuol dire che si può scegliere tra una morte rapida e una dolorosa. Se non altro, direi che come scherzo è abbastanza... elaborato. Tu scrivi il nome di una persona e muore. Che razza di cazzata. Un momento, e se morisse davvero, diventerei un assassino. Figuriamoci, è impossibile. L'uomo che ieri si è reso responsabile di una strage in piena Shinjuku, causando 6 vittime, si è ora barricato in questo asilo insieme a 8 ostaggi tra bambini e insegnanti. La polizia ha identificato il colpevole. Si tratta di Kuro Otoharada, 42 anni, disoccupato. La polizia sta cercando di negoziare. In teoria, dovrebbe morire di arresto cardiaco tra 40 secondi. Per il momento non abbiamo notizie. Ciò che ci preme maggiormente è sapere se gli ostaggi stanno bene. Esatto. Per il momento è tutto dal luogo del sequestro. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti. Lei cosa ne pensa, signor Hashimoto? Beh, spero che risolvano questa faccenda il prima possibile. Lo sapevo, non succede niente. C'era da aspettarselo. Un momento, pare che ci siano novità. Gli ostaggi stanno uscendo. Sembrano indenni. Al loro posto sta facendo irruzione la polizia. Riusciranno ad arrestare il colpevole? Ma, un momento, mi è giunta un'informazione. Incredibile, il sequestratore è morto. Pare proprio che sia morto. Morto?